Via, prego. Presidente, chiaramente possiamo anche comprendere quelle che sono le difficoltà che si possono trovare nella discussione di un provvedimento. Pertanto, dal momento che abbiamo già rinviato da un'ora rispetto a quella che era la previsione dei lavori, già un quarto d'ora è stato richiesto, noi tranquillamente formalizziamo la richiesta di rinvio dell'esame ad altra seduta. Benissimo, su Grazie. questa proposta un oratore, un intervento a favore e uno contro. Chi è a favore del rinvio ad altra seduta del provvedimento? Onorevole Palese, prego. Sì, io sono a favore del rinvio del provvedimento, cioè però integrando pure che si passi all'altro questa sera, con le dichiarazioni di Ça va sans voto. dire, onorevole, è Prego. ovvio, è del tutto evidente che si passa. Prego. No, qui, no, Presidente, Presidente, sommessamente chiedo scusa, qui non è evidente più niente, perché qui ognuno Presidente, si interpreta come onorevole vuole. Palese, essendo Io, le ore per, io 17:20, sono se d'accordo decide. con lei Però che dovrebbe è essere inutile, sì, evidente, ma non. però No, siccome ho voluto precisarlo. onorevole Paese, bene, però siccome sono le 17:20 ed è tutto evidente che c'è un punto a seguire che si passerebbe a quello. A chi è contrario? Onorevole relatore, un attimo solo, relatore, lei parla contro la Sì, proposta? È Presidente, io sono contro il rinvio ad altra questo, seduta stiamo di discutendo. questo punto. Sì. E semmai propongo l'inversione, l'anticipazione del punto successivo per consentire comunque nella stessa seduta di completare anche il provvedimento di diffamazione a mezzo stampa. Allora, onorevole Verini, il tema è il seguente. Noi adesso abbiamo una proposta che è quella di rinviare ad altra seduta questo provvedimento. È un attimo e dobbiamo votare questa. Il tema dell'inversione non è proponibile perché è stato già proposto all'inizio della seduta, eravamo entrati nel provvedimento, può avvenire soltanto se noi decidiamo di rinviare questo e nel caso automaticamente abbiamo il prossimo. Chiaro, perché siamo già entrati nel provvedimento, una richiesta è stata avanzata ad inizio seduta e il Presidente ha già spiegato che non era possibile richiedere. Qualcuno intende parlare contro